Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un'altra top. Però questa volta vedremo i 10 boss più difficili di Dark Souls 2. Ho escluso i DLC perché sennò mi sarebbero venuti fuori troppi boss da fare. Quindi io ho riassunto solo quelli del 2 senza DLC. Al decimo posto troviamo i Gargoyle della Campana. E i Gargoyle non mancano mai in un Dark Souls. Ma questa volta non ho un po' esagerato con i Gargoyle forse? All'inizio ve ne troverete solo 2. Allora in totale sono 5. Ma ve ne troverete 2 all'inizio come boss. Se non vi sbrigate però ve ne troverete 3 addirittura. E non so se possiamo arrivare a tanto, ma addirittura a 4. Lo scontro, e sarò sincero con voi, io sono morto pochissime volte, sarò morto 2 volte in totale contro questi qua. Ma devi essere molto paziente per questa boss fight, perché se sei avventato muore subito. Anche perché i Gargoyle già in due hai abbastanza problemi. Fate conto in 3. Che dovete aspettare al punto giusto per attaccare. E usate i martelli, che sono molto più efficaci contro. Sono molto efficaci contro i Gargoyle. Sì, state attenti, dovete essere pazientissimi. Io ci ho messo tipo mezz'ora per fare sta boss fight. Al nono posto troviamo il demone della forgia. Questo mi ha dato moltissimi problemi. Sono stato bloccato una settimana contro questo qua. Ma ero, fate conto, Dark Souls 2 è stato il mio primo Dark Souls e quindi non conoscevo bene le meccaniche quelli. La chiave per vincere qui è schivare. Devi essere bravo a schivare. No, devi schivare e basta, perché se fai io facevo il tank al tempo e le prendevo e basta. La boss fight all'inizio sarà facile, ma facile. E 2 colpi così, bene. A un certo punto vedrai che cominci potenza e fa un'aura di fuoco attorno a sé, dove se gli stai vicino ti fa danni nel tempo. Quindi non potete farlo senza prendere danni, a meno che non fate i maghi. Dopo potenzierà anche la sua spada, che sarà anche danni da fuoco, che farà tantissimo danno se vi penterà. Le meccaniche del boss sono quelle lì, non è che è rapido, ogni tanto fa l'attacco in salto, come un attacco ad area. Ma evitate di fare i tank, fate schivate tanto. All'ottavo posto troviamo Velstad della Guardia Reale. Ve ne ho già parlato nell'altro video delle boss fight più epiche, ma ve lo voglio dire di nuovo. Sì, e ha un martello campana gigantesco, ma è tanto agile. E qua sarebbe, è meglio se fate un misto tra tank e equilibrati, perché se fate il tank e vi colpisce vi toglie moltissima stamina, moltissima. E anche quando pensate che siete dietro di lui e lui fa un attacco spazzata, se vi prende anche per sbaglio vi toglie tanta stamina, perché conta come se fosse stato un attacco, conta come se vi avesse preso in pieno. E i danni soprattutto, fa tanti danni. Infatti dopo un po' farà un incantesimo che farà più danni e ne subirà meno. E tale se state lontani vi fa anche un attacco oscuro a raggiera, che se siete lontani potete schivare le palle di oscurità, ma se siete vicini no. Quindi questo qua è un boss da non sottovalutare soprattutto. Al settimo posto la peccatrice perduta. E qui combatterete, se arrivate così senza niente, combatterete al totale, quasi totale buio. E quindi sarà molto difficile da alloccare il boss, perché salterà ovunque, è agile. E mentre se avete la chiave della Bastiglia perduta ai lati, potete accendere con le torce dei lampadari, cose simili, che avete molta più visibilità. Allora, sarò sincero con voi, la prima volta che l'ho affrontata ero tank, ma ero totalmente al buio, ma non sono mai morto contro questa qua, mai. Cioè, tutti dicono ma guarda che difficile perché è tanto agile. Sì, ma io l'ho combattuta tutta l'oscurità, ma ho vinto lo stesso. Fate voi, non so cosa ci sia di difficile, però
Magari chi non è tank, magari chi è mago, può trovarsi in qualche difficoltà. Noi attenti allo spadone che toglie stamina quello spadone. Al sesto posto troviamo il custode del trono e il guardiano del trono, questi quali troverete al trono del desiderio. E saranno abbastanza cazzuti, sono... C'è il custode che è più agile, mentre c'è il guardiano che è un po' più resistente. Sono in due, quindi vi staranno sempre addosso. Dovete calcolare bene il tempo. Quando un boss finisce di colpire, state attenti che magari l'altro non sia lì vicino che vi prende da dietro e ve lo mette lì sotto con la sabbia. E non provate, cercate di ucciderli allo stesso momento. Perché dopo che avrete ucciso uno, dopo 20 secondi l'altro andrà lì e lo rianima. Quindi i danni distribuiteli bene tra i due. Al quinto posto troviamo Freya, l'amata del Lugga. È un ragno gigante, come fa a essere amata questa cosa? Di per sé, se ci fosse solo un ragno gigante, sarebbe anche una boss fight abbastanza semplice. Ma no, no, continuano a venire fuori ragnetti, ragni, 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 ragni. Crea un buono le palle. Non potete o combattete il ragno o combattete Freya. E il ragno comunque ha due teste, quindi se colpite da una parte voi, li andate dietro e la colpite dall'altra testa. Anche se magari l'altra testa potrebbe colpirvi intanto, ma prima l'altra deve finire l'attacco. Qua non so per dirvi, potete anche essere sia mago, sia tank, sia agile. Tanto. Al quarto posto le sentinelle della rovina, Yaim e mi sono dimenticato gli altri nomi, Alessia e l'ultimo, boh, vabbè, vedete nel video. Qua sono in tre, Gunker. Appena entrate nella nebbia cadrete in una zona e senza che ve ne accorgiate vi arriva una martellata in testa. Dalla vostra sinistra. Quindi, se voi non l'avete già fatta prima, vi arriva in testa e basta, come è arrivata a me. Finché rimarrete in quella piattaforma, combatterete solo contro una. Solo contro una sentinella, a meno che non cadiate. Quando l'avete fatta fuori, le altre due si muoveranno e verranno a rompervi le palle. Quindi, tanto vale cadere, che avete più spazio, se no vi rompono lo stesso. E anche qua dovete tener bene conto, perché sono agili. Sono uno steco altissimo con se li metti contro luce li fai la lastra in pratica. E magari talvolta vi possono anche sparare lo scudo. Stessa cosa del custode guardiano del trono e custode del trono, calcolate bene come fare. Al terzo posto il cavaliere dello specchio. E qui devo dire che hanno fatto un po' di casino con le tempistiche, che anche se lo schiviamo, anche se lo spadone era a lato, è finito al lato nostro, è come se ci avesse preso lo stesso, quindi hanno fatto un po' di casino. E se lo colpite sullo scudo, se lo colpite sullo scudo, niente, non vi dà danno. E questo qua ha uno spadone gigante e uno scudo a specchio che riflette anche gli incantesimi talvolta. E può darsi che durante la boss fight si fermi ed evochi uno spirito oscuro, o un giocatore, oppure uno random, che ha un classico scudo gigante e uno spadone. Quindi il boss è resistente e fa tanti danni. È forte contro il fulmine, usa attacchi da fulmine, quindi vedete voi. Cercherà sempre di diminuire le distanze, quindi... anche se siete maghi, state attenti se è distante, anche se è distante. Potrebbe fare un saltone e prendervi subito. Al secondo posto c'è il cacciatore oscuro. Non so quanti lo conoscano perché è difficile da trovare, davvero difficile. Dovete essere e dei pellegrini dell'oscurità e completare tutti e tre i baratri. Alla fine del terzo barato, quando vi buttate, troverete automaticamente nella boss fight contro il cacciatore oscuro. Questo qui è un angelo della morte con quattro braccia e due delle braccia sono incrociate, come per dire: ah, tanto vinco lo stesso. All'inizio può sembrarvi anche facile, perché conosci, impari le mosse, così è fatto. No, magari. Questo qua, anche questo qua, si sdoppia dopo, che diventerà 6 volte più difficile, non 2. Se siete piromanti, questo boss è tanto, tanto, tanto debole contro il fuoco. Quindi, se siete piromanti, anche contro le magie a volte. Se siete piromanti, o chierici, o maghi, va bene. Ma io l'ho affrontato con il guerriero. E quello che ho visto va fuori dall'umanità. È difficilissimo se siete guerrieri, difficilissimo. Io ho dovuto ripiegare, ho detto: senti, potenzia la fiamma della piromanzia al massimo e lì l'ho battuto.
Ma solo lì l'ho battuto, se no non ci sarei mai arrivato. E gli attacchi, ne spara uno in aria, vi spawna il portale dietro e vi arriva sulla schiena. È pieno di portali così. E possono anche, talvolta, se avete sfiga, possono anche shottare talvolta. Al primo posto, il persecutore! Oh, questo giovinotto gigante con uno scudo, uno spadone e altre armi che ha sulla schiena. E forse è il boss più difficile, infatti. Ma non tanto perché è più difficile degli altri, in rapporto è il più difficile di tutti. Perché ve lo trovate a inizio gioco, in teoria, quando l'arma più forte che avete è una cetta. E uno scudo di cuoio di schifo, così. Poi è tanto agile, vi sta sempre addosso. Lo spadone vi toglie o tutta la stamina o quasi tutta. E colpi di scudo soprattutto, colpi di scudo non scherzano. Può anche farvi un affondo che se vi ha preso vi maledice. Vi maledice. Si potenzia nella forma ultimata, non so come chiamarla quella lì, dove è l'occhio rosso. E vi fa un casino di danno. Oppure vi ammazza sul colpo. Se vedete bene, nella boss fight ci sono anche delle balestre che potete usare, gli fate il parry davanti alla balestra, andate nella balestra e lo colpite velocissimi, che gli toglie moltissimo a lui, quasi tutta la vita. È finita qui la boss fight? Ovviamente no. Durante il gioco lo troverete altre volte, magari quando non ve l'aspettate. In New Game Plus, in una certa zona, ne trovate due nello stesso punto. Il persecutore non finirà mai di inseguirvi, mai. Quello che distruggete è lui, però è immortale in pratica. Infatti, l'ho messo al primo posto perché tiene fede al suo nome di persecutore. Avete una persecuzione costante per via di questo boss qui. Non finirà mai. Dopo, nei giochi che farete di nuovo, no. Sempre lì sarà, sempre a rompere le palle quando meno ve lo aspettate. Ok, la top 10 finisce qui, ne faremo di sicuramente altre, ma se avete qualche suggerimento ditecelo anche voi, perché da noi le idee non finiscono mai, ma non vorremmo mai che finissero quando meno ce lo aspettiamo. Ci vediamo alla prossima top, seguite i nostri gameplay che sono altrettanto interessanti, tipo quella di Undertale che sto portando adesso. Perché se, ve l'ho detto, se aspettiamo Mister L, no, ripetiamo Mister L, a fine 2017 ha fatto il terzo episodio. Ok? Ci vediamo alla prossima e ciao a tutti!